Allora, lo mostro così come, ecco, comincio, questo è l'inizio, con la domanda. Anche questo è a scuola, se vuoi fare, adesso vi posso mandare un robotino, anche non ti faccio il piccolo di cartone. Con i piccoli, grazie. Tutti i bambini, come dicevo prima, rispondono più o meno, sono sparpagliati, e chi ha una maggiore, diciamo, rigore di vista, dice anche il disordine. E difatti, siccome il mio robottino parla pulito, dice i vizi sono disposti in disordine. Ecco, qui nasce il primo problema ceccatiano. Il disordine nella grammatica è considerato un aggettivo, no? Quindi un attributo, e quindi proprietà intrinseca delle cose. E quindi in quel legame che prima dicevamo, ne abbiamo parlato, più che dell'analogia, dello stretto, diciamo, collegamento semantico referenziale, sì. Rapporto diretto tra significante, significato, sì. E referente. Sì. Sì. E quindi questo rispetta la tradizione che il disordine sia nel rapporto specifico di quello che vediamo. E uno dice, ma il disordine basta. Da lì è nata tutte le cosmologie. Invece il robotino, essendo ceccatiano, cosa dice? I dischi, gira le cose, sono disposti all'ordine. Ecco, l'ordine vuol dire avere sempre un altro punto di vista. È un altro punto di vista che è diverso per mezzi e per, nel caso della storia umana, per l'evoluzione cosmica. Perché prima c'era il caos e poi dopo l'ordine. Io poi, ecco, nel libro che darò alle chiare, ecco, c'ho le sei versioni, quelle che facevano parte della insegnamento immagine, diciamo, a Bologna, alla Galleria d'Arte Moderna, ho le sei configurazioni, l'ordine, il disordine, gli ellissi delle cose, quindi in sei versioni diverse, che è l'apologia dell'evoluzione cosmica, dove ognuno dice l'altro, ma non capisci niente, sei un imbecille, perché ma vedi come il mondo è caos, il mondo è caos, vedi, tu guarda su, uno è qua, uno è di là, ma no, ma non hai capito ancora niente, perché il mondo è disordine, basta che tu pigli le misure a partire da quello, ma per pigliare le misure a partire da quello ci voleva l'automatica, il telescopio, eccetera, e adesso si sa benissimo con la fisica quantistica che non c'è un centro come qui lo trovo soltanto in un regno limitato di un'esperienza empirica del nostro piccolo angolino dell'universo. Ecco, allora tutto questo qui, allora ce lo spiego qui, l'analisi condotta non è una, come dicete, una proprietà ad essere controllata, riflessa passivamente. E il riflesso passivamente è naturale, diciamo, la cultura, la conoscenza con cui il bambino è anche se il bambino lo manipola così, capisce, ma se l'insegnante ne parla voce non può capire. A monte di questo è ovvio, per esempio, questa qui è una delle figure più care ai bambini, perché bisogna azzerarla. Vabbè, normalmente non c'è la vuota, mi sembra, e normalmente dice la stella, una deve essere vuota. Ecco, nella stella io mi centro qui, e nel rapporto figura sfondo, il resto diventa aria, poi dopo se la vedo come vetro rotto si inverte. Quello che era, allora fa capire questo, che la figura e lo sfondo sono situazioni accidentali, occasionali, empiriche, non sono di per sé figura e sfondo. E questo per la pittura è fondamentale, perché quando guardo un ritratto come ritratto mi diventa figura lo sfondo, non c'è altro, e se lo guardo come pittura mi diventa apparire identico all'altro.
e così allora poi lo trovi in altre situazioni. La rondine, ecco, nella rondine ho un verso di Thoreau, nel fantasma addirittura ci metto due piattini e lì i bambini si divertono, poi facciamo questo, ma no, scusate, vi annoio. No, sorry. Non ci annoio, però la stanchiamo. Qui era, prendo, vediamo il più senso, prendo, nel prendere la mano del robot è intenzionata e sa già in partenza che gli va con la predisposizione a prendere l'oggetto, no? E quindi nel campo attenzionale e del suo comportamento è l'unico oggetto diventa che gli interessa, il resto ci si va. Quindi c'è questo rapporto qui di attenzione con le mani. Quando vado invece a scelgo, ecco, io devo pigliare tutto e dirigere l'attenzione su uno. All'opposto, quando dico escludo, ecco, io tengo questo e escludo questo. E quindi, fisicamente, il gesto può essere lo stesso. E questo era il momento in cui si metteva di crisi tutti i comportamenti. Giustamente in buona fede, il comportamento di istruzione è scientifico soltanto quello che si può controllare, ma in questo caso a livello semantico non si può controllare a questo livello qui attraverso un riferimento fisico, in quanto prende, pongo, discorso un pongo non è fisico ed è esclusivo. Quindi al di fuori del regno del comportamentismo americano. E così si va avanti con tutti gli altri. Grazie. Lì poi c'è tutto il lavoro che io dedussi di quell'accenno della struttura costitutiva, ecco, che struttura del volto, che è una classe di rapporti invarianti che capitalizza tutta l'esperienza pregressa del bambino, per cui il bambino con monte, non può rassegni passare in rassegna rappresentativamente tutta la sua esperienza del monte, perché ne ha fatta un'analisi sommaria delle invarianti costitutive, diciamo, la base dell'altezza. E questa qui è la che chiamiamo rappresentazione mentale. La rappresentazione mentale ha bisogno di una storia. E quindi l'analisi che ho fatto prima l'ho fatta sul diacronico, la rappresentazione mentale sul sincronico, voglio dire, questa è la rappresentazione mentale sul diacronico, come tutte le operazioni fatte sulle classificazioni. Ecco, e nella mente umana sono rapporti puri dell'attenzione e della memoria. Soltanto io per spiegarle li visualizzo come schemi grafici. Allora bisogna fare subito all'inizio scuola la differenza. La differenza c'è fra un punto segnato da una traccia, una linea tracciata, non so, un bastoncello, che la vera linea, il vero punto sono percorsi. Cioè, punto è un'attività di fissazione. Qual è il punto centrale qui, mica ci segniamo. Traguardo e vado qui. Il punto non ci accadrà mai nella matita o nell'inchia. È la direzione dell'attenzione dopo una serie di traguardi. La linea è semplice spostamento di attenzione. Se no come faccio a fare le costellazioni, mica ci sono attenzione. Questo qui è difficilissimo, capisco di bambini, ma non ho trovato mai un insegnante che lo apre. Io chiedo alla Zagnetta che ha fatto appunto il mio. Zagnetta ha fatto anni e anni che bambini. E quindi si apre questo problema, è bello, sì, dove si capisce che la vita è tutta una strana, benvenuta ora, dove la gente crede in buona fede, in grande impegno e serietà, alle cose più nefaste.
Ma anche l'amore è una bella favola, la verità è riuscire a farla continuare. Esatto, ci troviamo perfettamente d'accordo. Quindi questo senso concreto, ma non è che sia vero di per sé. Non è vero perché non è vero. È vero perché gli diamo senso noi. Grazie. No, niente, per dopo io tengo a scuola, se mi tengo ho insegnato la carica di l'anno scorso. Come fai? Tu mi hai detto,